queste cose non erano così diffuse, non erano così discusse, e soprattutto era una politica del gruppo di non rendere la qualità tecnica del lavoro e le tecniche specifiche del loro lavoro così pubbliche, erano qualche cosa che veniva considerata estremamente privata. La prima volta il Babbo ha fatto questo, e a mio avviso questo poi è stato anche il seme che poi ha sviluppato l'Ista, è stato qui a Carpignano, e che finisce per diventare veramente uno dei luoghi storici della storia degli spettacoli, della storia dello spettacolo moderno. Ricordo benissimo qui proprio in questo luogo gli attori dell'Odin che si allenavano preparando lo spettacolo Come, The Day Will Be Ours, e noi eravamo al piano di sopra, mi ricordo, e gli attori erano si erano sistemati nei piani di sopra, e noi eravamo allocati in alcune case che erano rimaste vuote a causa dell'emigrazione, ed era una condizione, mi ricordo, anche per noi molto avventurosa, ancora più avventurosa perché i ritmi di lavoro dell'Odine non erano quelli delle 8 ore statali che conosco io, ma cominciavano alle 4 del mattino e finivano tranquillamente alle 22, le 23, le 24, quindi potevano essere anche 20 ore continuate. E mi ricordo che di fronte allo smarrimento di qualcuno Barba rispose: ma i contadini che cosa fanno lo stesso, qual è il problema? Quindi c'era questa adesione anche, diciamo, all'ambiente, a questo retroterra. Al di là di questi che sono i miei legami personali con Carpignano, devo dire che questi legami poi sono continuati nel tempo, l'amicizia con Barba personale, sono venuto a Carpignano qualche settimana fa a trovarlo su suo invito, e mi ha portato poi ad avvicinare ancora di più il mondo e le cose, le amicizie e gli affetti anche che Barba ha avuto con le persone che sono state importanti per la sua carriera. Io credo che poche persone al mondo siano così memori delle persone che hanno aiutato nella propria carriera teatrale un artista, un uomo di teatro quanto Eugenio Barba. L'ho visto in diverse occasioni e l'ho aiutato in diverse occasioni per quello che ho potuto, naturalmente per quelle che sono le mie competenze, a saldare quelli che lui ritiene debiti con persone che lo hanno aiutato in periodi della sua carriera, del suo lavoro, che non sono stati periodi facili, perché se prendete l'Odin Theatret dei libri di storia, è una sequenza di spettacoli gloriosi, Carpignano, il Baratto, sono tutti successi. Se andate a vedere poi la realtà, e chi di voi fa teatro lo sa molto bene, della vita di chi fa teatro, è una durissima lotta giorno per giorno per conquistare il proprio spazio e la propria possibilità di espressione e di sopravvivenza. Ricordo una volta proprio recentemente con Barba, io gli ho detto: Eugenio, parlavo di denaro, ho detto: Eugenio, ma tu sei nella storia. E lui mi ha detto: sì, purtroppo vivo nella cronaca. Ecco, quindi questa è una condizione, diciamo, che tocca un po' tutti coloro i quali si occupano del fare teatro. Perché parlo in continuazione di Eugenio quando io ho dato alla conversazione stasera un titolo terroristico, con Flagen alle radici, il teatro grotesco? Beh, una cosa evidente è che tutti sapete che Eugenio Barba è stato un allievo di grotesco. Sicuramente sapete anche che Flagen è stata la persona che nel 1959 ha dato a Grotowski la possibilità di aprire un teatro. È un teatro a Opole. Questo teatro ha dato avvio a quella che è la più importante rivoluzione del teatro mondiale. Ecco, questa cosa la possiamo dire tranquillamente. Però a questo punto, che c'entra la mia conversazione con una summer school che ha un tema molto preciso, che è molto attenta ai problemi dell'immigrazione, ai problemi del movimento sia di chi fa arte sia degli uomini comuni che hanno un altro tipo di arte, l'arte della vita. E in realtà il nesso c'è, basterebbe dirvi soltanto che Grotowski sì, è polacco ma muore a Pontedera, ma è più emigrazione di quella,
Potrei parlare anche di esilio nel caso, sia di Grotowski sia di Flash. Il punto di svolta della loro vita è stato la repressione che il regime di Jaruzelski ha fatto di Solidarność in Polonia negli anni 80. Sono stati più o meno costretti, chi ad esistere in Polonia, chi ad allontanarsi e ad andarsene in America, con una grave scissione anche del gruppo e degli affetti. Ma di questo magari parleremo più approfonditamente in seguito. Ma c'è un elemento in più che a mio parere mi permette di collegare questa conversazione molto amichevole, perché in realtà stasera vi parlerò di amicizia più che di teoria teatrale. La prima amicizia è quella con Barba, la seconda è quella di con Flagel e poi quella di Flagel e Grotowski. Cioè, molto importante parlare di amicizia a mio avviso, perché legare i rapporti fra le persone dovrebbe essere il nostro mestiere di esseri umani. E soprattutto nell'arte le amicizie sono uno scambio, un'osmosi non solo di elementi umani ma anche di pedagogie, anche di insegnamenti. È un insegnamento all'insieme dell'amicizia, è un insegnamento molto ma molto più forte, più penetrante di un insegnamento che possa venire all'interno di una pedagogia veramente autoritaria o fredda o distaccata. Quindi questo tema dell'amicizia, a mio avviso, è molto interessante. Ma c'è un tema in più che io vorrei mettere, questa citazione. E mi affermo opinione che una pedagogia teatrale di questo genere debba collocarsi in una piccola città. Io stesso ho costruito il mio teatro in una piccola città e di questo sono assai grato. Lì abbiamo potuto dedicarci con calma e serenità al lavoro di costruzione che è necessario in quest'anno. Questa è una dichiarazione che ha fatto Grotowski, questo grande uomo di teatro, questo rivoluzionario del teatro, il quale ha avuto necessità di una piccola città per crescere, per esplodere. È un caso questo di teatro che non esplode nelle grandi città, ma ha bisogno del piccolo, perché il piccolo ha il difetto di essere piccolo, ma ha il grande pregio di dura concentrazione. E mi sembrava che qui fosse importante, anche visto che siamo in una piccola città, portare attenzione alla possibilità, a ciò che può nascere, a ciò che è possibile far nascere in luoghi piccoli. Cioè sono luoghi dove è possibile sviluppare quella che chiamerei una musica da camera dei metodi, qualche cosa che appunto favorisce profondamente il carattere di concentrazione, quella concentrazione che è fondamentale a quelli che sono gli elementi fondamentali del fare teatro, che sono la precisione e sono l'invenzione, la capacità di costruire e creare emozioni. La storia di questa amicizia di Flagel e di Grotowski non comincia in una piccola città, va a finire in una piccola città, perché comincia in realtà in una grande città polacca, la Firenze della Polonia, si chiama Cracovia, è la città dove ci sono le tombe dei grandi poeti, una città che ha una vivissima vita culturale, ma comincia in un periodo molto particolare, molto specifico, che è il periodo attorno al 1956-59, quando in Polonia c'è il regime comunista. Questo regime comunista era un regime comunista polacco. Cioè, volevo dire un regime comunista polacco, che era sicuramente stalinista, costretto ad essere obbediente a Mosca, e che naturalmente aveva tutte le sue ortodossie di rito sovietico, e che aveva quella che considerava una spina nel fianco con la quale cercava di convivere, che era la Chiesa polacca. Voi sapete che proprio anche lo stesso Papa Wojtyła, che abbiamo conosciuto come uno straordinario pontefice, in gioventù ha lavorato con un gruppo teatrale, che era un gruppo teatrale che valorizzava moltissimo l'uso poetico della parola con un minimo di base mimica. Grotowski conosceva questo gruppo, era un gruppo abbastanza stimato, e Flagel me ne ha parlato. E
Quindi c'era un clima molto particolare, una forte presenza della Chiesa, che poi è stata poi determinante per la caduta anche del movimento, del regime comunista. Ma oltre a questo c'era un elemento particolare, era un regime un po' nazionalista che andava per cercava di creare uno spazio nazionale per questa nazione che era stata sempre contesa fra la Germania e la Russia. È una nazione tormentata, lo sapete benissimo, anzi nella visione dei suoi poeti dell'Ottocento, poeti risorgimentali, si parlava della Polonia come il Cristo delle nazioni, cioè c'era questa identificazione molto forte ed è una cosa quella che ritorna anche spesso negli spettacoli. Che non era vicino alla Chiesa cattolica, anche se nell'ultima parte della sua vita ebbe un premio direttamente da Papa Ultimo, è il premio Beato Angelico. Dunque, al di là di queste notizie, era un regime un po' squinternato, nel senso che aveva accelerazioni di stalinismo, momenti di liberalizzazione, insomma, gli stessi dirigenti del Partito Comunista Polacco erano più filo polacchi che filo stalinisti, però dovevano barcamenarsi e questo creava una situazione anche culturale molto instabile. Certe volte la censura era feroce, certe volte la censura allargava le maglie e in questo clima c'erano Flagel e Grotowski che lottavano per una liberalizzazione del comunismo. Grotowski era fra i giovani socialisti e sperava che con la sua azione, con l'azione dei suoi compagni, si potesse creare un comunismo democratico, un socialismo democratico, meno stalinista. E in quel periodo lottava appunto per l'affermazione di quelle che erano le tendenze più democratiche, più aperte anche alla cultura polacca stessa e più dialoganti nei confronti degli elementi dell'opposizione. Flagel era un critico letterario, aveva avuto una vita particolarmente drammatica, lui era ebreo. Mi ha raccontato, poi ha scritto anche in questo libro che raccoglie tutti i suoi scritti, la cameretta della mia infanzia e la cameretta dell'infanzia di Grotowski aveva muri che scoppiavano sotto le bombe. Nel 1939, quando Hitler invade la Polonia e poi la Russia si spartisce la Polonia con la Germania, la famiglia di Flagel, ebrei, si trovano, sono costretti a fuggire dalla parte russa. Voi direte, si sono messi in salvo. Sono costretti ad andare a piedi verso le repubbliche del centro della Russia. E lì non era proprio campo di concentramento, vengono deportati largamente, forse era un'idea di Stalin non certo di salvare questi ebrei polacchi ma di decimarli, tanto vero che parliamo, siano morti 70.000-80.000 in queste semi deportazioni che dovevano metterli in salvo e vive un po' facendo il calzolaio e un po' tagliando gli alberi. Una foresta, bambino di 10 anni. Questa esperienza, un'esperienza fortemente traumatica, e, come potete immaginare, e darà a lui e a Grotowski un elemento in comune, la riflessione se il mondo sia governato da una ragione, se ci sia veramente una provvidenza, se le forme di sofferenza che noi dobbiamo patire, forme di sofferenza storica, forme di sofferenza individuale, non derivino eventualmente da un destino tragico che trascende quello che sono, che è la nostra volontà, quella che è la nostra vita, quella che è la nostra possibilità di cambiare la sorte. Questo è un elemento che rimane in tutto il teatro di Grotowski, l'elemento, una sorta di angoscia di essere abbandonati, l'angoscia di non poter fare nulla contro la storia, oppure il tentativo eroico di contrapporre la purezza, la semplicità, la franchezza, la sincerità, come accade nello spettacolo più famoso di Grotowski, Il principe costante, rispetto a quelle che sono
le angherie, quelle che sono del potere, i momenti più repressibili della storia, i momenti in cui la vita di un bambino per l'appunto può essere messa a repentaglio da quelli che sono gli eventi che trascendono la volontà degli uomini. Ecco, questo è un tratto molto interessante di questo tipo di teatro, la tragicità della storia. E questa è una riflessione poi su cui ritornerà anche Barba in moltissimi suoi spettacoli. Un elemento che caratterizza molto gli spettacoli di Grotowski, di Barba, del Living, cioè i grandi spettacoli degli anni 60-70, è appunto questo, questa riflessione sulla irrazionalità della storia, sull'apocalisse della storia, sul fatto che gli uomini da un momento all'altro, per un capriccio dei potenti, possono essere annullati, possono essere completamente assorbiti nel gorgo delle cose. Dunque, questi due intellettuali in questa grande città, la Firenze della Polonia, Cracovia, si incontrano un giorno. Flaschen aveva avuto varie vicissitudini. Aveva cercato di contestare la linea del giornale su cui scriveva, ma il direttore, che era uno del partito, un quadro molto alto del partito, eccetera, gli aveva scatenato addosso, si era coalizzato con gli altri redattori ed era stato licenziato. Aveva fatto un libro, La testa e il muro, si intitolava questo libro, che era un libro di saggi, e naturalmente era un libro che tirava la volata a un nuovo individualismo contro il collettivismo, e Flaschen stesso ammette, evidentemente questa volta il muro era più duro della testa. E ho imparato questa regola, che il muro generalmente è più duro della testa. Infatti il libro fu sequestrato e soltanto degli amici salvarono alcune copie che gli poté mettere da parte. Un altro ebbe la possibilità poi di lavorare come critico teatrale e sostituì un grandissimo scrittore polacco che è morto pochi giorni fa, Mrożek, scrittore drammaturgo, l'ha sostituito come critico di un importante giornale di Cracovia. Però era un critico che non era contento delle prospettive dell'evoluzione del teatro. Il teatro doveva cambiare. E a questo punto, per una di quelle strane, quegli strani allargamenti e restringimenti del regime nei confronti dell'opposizione, per farlo star buono, farlo star zitto, gli dicono: vai a dirigere un teatro a Opole. Lui dice: ma io ero un letterato, ero un critico, ero uno scrittore, non ero in grado di dirigere propriamente un teatro. E a questo punto si rivolge a un tipo strambo, possiamo dire così, un certo Grotowski, che aveva studiato teatro in Russia, che aveva fatto degli spettacoli strani. Uno di questi spettacoli, Zio Vanya di Chekhov, Flaschen l'aveva pure stroncato. E nel libro viene pubblicata anche questa stroncatura, che è veramente tremenda. Però questo personaggio strano, Grotowski, gli sembrava interessante. Una sorta di empatia alla lontana, inspiegabile. Certe volte, ecco, le amicizie nascono sulla base di legami che sono impalpabili. Sentiamo proprio Flaschen come racconta questo suo incontro con Grotowski, perché io l'ho invitato a Torino alcuni anni fa e abbiamo girato una lunga intervista. Del suo incontro con Grotowski? Sì, questa è una storia veramente, come nel certo senso è come un miracolo, perché un giorno mi hanno proposto la direzione di un piccolo teatro, una piccola città in Silesia,
la direzione, e come un teatro, diciamo, loro hanno cercato un contrappeso contro il grande teatro tradizionale, che era pesante, era un Leviatano molto pigro. Allora, per dare una spinta teatrale, era un periodo, come dire, della decentralizzazione della cultura in questo periodo, dopo 56, dopo la destalinizzazione, e le regioni hanno avuto le ambizioni artistiche anche, come dire, e come era ambizione tra nel partito e nelle città, come dire, di essere medici, cioè, vuol dire mecenate. Sì, mecenate, come sì, mecenato, sì, avere gli artisti, fare la cultura, ecco. Allora mi hanno contattato con la proposta di fare questo direttore, perché ero conosciuto come un critico molto, molto bravo, sì, con le idee, sì, anche molto cattivo. Allora, contro banalità del teatro, allora mi hanno proposto questo, ma era un po' strano per me. Io non sono un direttore nato, io non sono, dal punto di vista anche morfologico, antropologico, io non sono un direttore. Intendo regista? Regista? No, direttore del teatro, direttore come, sì, non sono direttore, non sono nato per fare le funzioni, io sono, come dire, preferisco essere un uomo libero, ecco, allora non ho mai cercato nessun... E perché ha chiamato Grotowski, poi diciamo? Ah, ecco. Allora, ho detto che questo mi interessa, essere un, sì, direttore letterario, un drammaturgo, perché lavoro nel teatro, mi interessa, troverò un direttore, perché il direttore del teatro deve essere un pratico, e io non sono pratico. Allora ho pensato alcuni giorni e mi sono detto, può darsi Grotowski sarà il partner per me. Grotowski era un po' conosciuto come a Cracovia, come un giovane regista, molto, come dire, originale, un po' considerato come presenzioso nella sua originalità, un po' scandalista, è considerato, ma tra l'altro considerato non tanto serio, come non era un regista, sì, un regista più, non tanto di talento, piuttosto intellettuale, pensatore. Come avete capito, l'incontro, come scrive in questo libro che pubblicheremo a gennaio, fra Flagel e Grotowski, è fra fallito e fallito. Erano due persone che avevano tentato una rivoluzione culturale,
questa rivoluzione culturale era finito in un totale fallimento. Un giorno mi telefona Eugenio Barba e mi chiede: l'hai fatto cosa? Il libro di Flaggio? No, io non ho la minima idea, non ho neanche tempo, e via dicendo. E lui dice: devi fare assolutamente questo libro. Era uscito da poco in traduzione, inglese, e c'erano degli ulteriori materiali che si erano accumulati in Francia, e ho preso in mano questo materiale. E ne usciva fuori una testimonianza veramente umana, interessante, di un'amicizia, di un modo di fare teatro, di un modo di concepire la cultura, e una drammaticità anche di esperienza sullo scenario di quella che era stata la storia terribile del XX secolo. E io adesso il libro è fatto di parti autobiografiche, il libro è fatto di parti tecniche, non vi leggerò le parti tecniche, ma mi piace mettere in evidenza alcuni elementi, poche pagine vi leggo e poi vi lascio alla performance di Silvia Battaglio. Voglio mettere in evidenza alcuni elementi che sembrano strani e che da questo libro vengono fuori illuminando di una luce nuova questa rivoluzione teatrale. Un elemento fondamentale, per esempio, è che noi in genere associamo a questo tipo di teatro la ritualità, la serietà, il colore nero, le candele, la durezza. All'origine questo teatro ha un grandissimo impulso invece dal cabaret, e alcuni degli attori che entrano dentro questo teatro vengono dalle scuole di cabaret, i quali poi naturalmente attraverso un processo di formazione e di affinamento cambiano profondamente il loro atteggiamento e la loro prospettiva. Però l'elemento del cabaret rimane, l'elemento della festa metafisica dentro rimane, e questo elemento del cabaret che rimane dentro rende ancora più drammatica, ancora più difficile e ardua il loro significato, cioè nel senso in cui quella tragedia è caricata per di più del senso dell'ironia. Voglio leggere una pagina simpatica che è dedicata ad uno degli attori che appunto veniva dal cabaret, che si chiama Antec, ma che nello stesso tempo queste pagine ci mostrano la partenza, ecco l'emigrazione di Grotowski dalla grande Cracovia verso la piccola città di Opol, dove il suo teatro metterà radici e esploderà. Anche qui, se voi aprite i libri di storia del teatro, è tutta una sequenza di successi straordinari, ma gli inizi sono veramente quella di poveri teatranti, i quali vanno verso un destino che non riescono neanche a intuire, neanche a capire. Sono poveri teatranti i quali per di più non hanno neanche una visione omogenea di che cos'è il teatro. Chi viene dal cabaret, chi sa suonare, chi ama ballare, chi le canzonette, e poi naturalmente ci sono le attrici che vorrebbero far carriera ma che non vanno con loro perché è troppo sgangherato il pulmino che li porta via da Cracovia verso questa città. Flagel parla di questo attore Jankowski che veniva appunto dalle scuole di cabaret. Lo incontrai all'inizio del settembre del 1959, non ricordo di preciso la data, e in una piazza di Cracovia vicino a quel mitico pullman di cui Grotowski avrebbe parlato anni dopo, il pullman che avrebbe dovuto portare noi abitanti di Cracovia a Opole per lavorare in un piccolo teatro chiamato delle 13 file, perché c'erano solo 13 file di poltrone. Non conoscevo bene Antec, questo attore, prima di allora. Egli decise di venire con noi a Opole, reclutato direttamente da Grotowski o da uno dei suoi amici, non so. Aveva appena debuttato al Teatro dei Giovani Spettatori, tirato su da una figura di attrice popolare a quel tempo. Quando a me, a Grotowski, fu affidato di dirigere il Teatro delle 13 file, non fu un compito facile mettere insieme una squadra. L'impresa non sembrava seria, e in particolare negli ambienti artistici non era considerata tale.
Però Toschi aveva già guadagnato una certa fama, ma era considerato un eccentrico. Per di più si trattava soltanto di un altro piccolo teatro di provincia, una città che era sì graziosa, ma noiosa e culturalmente sorda. Nella nostra mitologia privata, Grotowski ed io la consideravamo un'opportunità. Era un atto di ritirata nel deserto. Eravamo entrambi folli, lui come praticante alle prime armi, io come critico affermato. Le nostre intuizioni erano messianiche, ci consideravamo gli ultimi dei giusti a Sodoma e volevamo riabilitare l'arte del teatro. Per le persone dalla mentalità realistica era davvero un'impresa povera, stentata e non ancora quello che sarebbe diventato un teatro povero. Perciò non c'erano resse di attori che accorrevano per unirsi a noi. Non riuscivamo a dar loro un appartamento, gli stipendi che noi offrivamo erano miserabili. Gli attori che decidevano di unirsi a noi erano perdenti, con poche possibilità di essere assunti altrove, ingenui, senza alcun riconoscimento, temerari che volevano solo un diverso destino, oppure amici di Grotowski che sfidavano di lui, proprio una frangia di professionisti. Ingaggiamo anche una giovane attrice del teatro slovacesco. Avrebbe dovuto trovarsi da qualche parte vicino al nostro pullman, tra parentesi era un veicolo davvero sgangherato. Con nostra grande angoscia l'attrice non si fece viva. Tuttavia notammo il suo regista che ci teneva d'occhio da dietro l'angolo. A quel famoso regista di certo non piacevo per come lo avevo trattato duramente nelle mie recensioni, arroganza giovanile di quei giorni, dove sei ora. Probabilmente era venuto a controllare che la sua attrice non partisse con una banda sospetta. È così che si spiega la sua presenza misteriosa. E l'ebbe vinta, la stella del suo teatro, da noi non arrivò mai. In ogni caso un'altra persona comparve, un giovane con una testa non molto grande ma leggermente a punta, aveva i capelli ben pettinati, con la scriminatura, un naso importante, il mento un po' sfuggente e le orecchie carnose. Si ergeva eretto, solennemente. Quando ci stringemmo la mano, sentì che il pollice e l'indice della destra restavano un po' rigidi. Aveva con sé una valigetta di cartone, un bagaglio comune nella Polonia dell'epoca, è un po' come i nostri, no? Degli emigrati, un fagotto di oggetti di scena e un bastone da passeggio con un pomello in cima. Non era un vero e proprio bastone elegante da cabaret o da operetta, ma una sua imitazione in legno. Il bastone era verniciato di nero e il pomello di madreperla. Si sarebbe potuto credere piuttosto facilmente che tenesse nel fagotto un cappello malandato. Si chiamava Antoni Jaskolski ed era appena entrato a far parte del Teatro delle 13 File, più tardi rinominato Teatro Laboratorio. Quando poi Grotowski, che aveva ribattezzato il nostro mezzo di trasporto travestito da rottame di pullman il carro di Tespi, capitava di rammentare quella nostra partenza, mi confessava che in quel momento Antek gli era sembrato un attore girovago di provincia, uscito da una celebre opera teatrale russa dell'Ottocento, un patetico figlio del professionismo teatrale, un enfant du paradis, slavo, anzi polacco. Presto fu chiaro che a Paul non c'era nient'altro da fare se non scatenarsi un po'. Oltre a lavorare, non c'era altro da fare. Questa infatti è stata l'attività creativa del nostro deserto della Bassa Slesia. In questo deserto Antek si esibì il proprio indiscusso talento cabarettistico e il proprio temperamento artistico. Alle feste cantava canzoni satiriche, ballava con il bastone, incoraggiato dalle risate e dagli applausi dei colleghi convitati. Persino Grotowski, che cercava sempre di mantenere una certa distanza, non riusciva a restare serio. Il fondatore del Teatro Laboratorium è stato un severo indagatore dell'assoluto che si è adoperato con determinazione per la trasformazione del mestiere dell'attore. Io sono stato suo compagno in questo sforzo, mentre per gli attori egli era una taciturna eminenza grigia. Tuttavia gli provava affetto per la tipica gente della professione teatrale, comici o acrobati, con i loro desideri infantili di diventare famosi, con la loro devozione al mestiere, con i loro stili trash, purché fossero autentici e vitali. Grotowski aveva un debole per Antek,
Avevo l'impressione che gli piacesse proprio per quel che sarebbe stato precisamente l'oggetto della sua versione, quello che chiamavamo internos, la miseria del mestiere. Tra l'altro credo che nel profondo della sua anima Antek fosse stufo del suo spirito clownesco e stesse aspettando dei cambiamenti. Egli credette sempre in Grotowski, non ha mai considerato l'accanimento di Grotowski come la pretesa di una violazione alla sua natura. Avrebbe abbandonato i suoi precedenti ideali gradualmente, pazientemente direi, in modo fermo. Gli attori si sarebbero uniti a noi o ci avrebbero lasciati. Alcuni di loro infatti non avrebbero sopportato le esigenze illimitate di questo lavoro. Si sarebbero dimessi o sarebbero stati invitati a dimettersi. C'era bisogno di un po' di tempo prima che la futura compagnia, un emblema per il mondo, fosse istituita. Ma Antek fu con noi fin dall'inizio e restò sempre lì. Ecco, questa è una narrazione di quella che è la vera vita del teatro, una vita che è basata largamente proprio sui caratteri dell'amicizia, della fedeltà e del crescere insieme. Io concludo leggendo una pagina un po' commovente, la fine dell'amicizia di Flagen con Grotowski. Quando Grotowski muore, 14 gennaio 1999, tutta la vita Grotowski aveva convissuto con la morte, perché fin da giovane aveva sofferto di una grave malattia di reni. E nonostante questo è riuscito, morto relativamente giovane, comunque è riuscito a portare avanti la sua missione. E il 14 gennaio telefonano a Flagel e gli comunicano che il compagno della sua missione teatrale, l'amico della sua vita, la persona che aveva cambiato anche il senso, la direzione della sua esistenza, era morto. Ecco un'altra narrazione di questa vita del teatro. Quel giorno, il 14 gennaio 1999, Carla mi chiamò per informarmi che era accaduto. Grotowski era morto qualche ora prima. Sottolineò che forse, in accordo con la volontà del defunto, ero la prima persona, oltre a quelli più vicini a lui a Pontedera, a dover essere informato. Non potrei dire che fosse una sorpresa per me, tuttavia in un certo modo ne fui sorpreso. In modo assolutamente illogico, non riuscivo a credere che Grotowski potesse andarsene. Si sapeva da molto tempo che poteva succedere in qualsiasi momento. Grotowski stesso me l'aveva detto molte volte. Nel mondo correvano tante voci in proposito. Carla mi aveva spesso informato delle sue condizioni di salute. Thomas Richards e Mario Biagini, che lo hanno assistito sino alla fine, erano abbastanza restii, sicuramente su richiesta di Grotowski, a rendere pubblici bollettini medici sulla sua salute. Come mi fu riferito, era sempre meno disposto a tenere contatti con il mondo esterno. Grotowski in persona riuscì a dirmi che, a parte alcune preoccupazioni e molte cose da sistemare prima della dipartita, era capace di essere attivo soltanto per un'ora al giorno. Col passare del tempo, così raccontano i testimoni, le ore diventavano quarti, poi solo minuti. Non voleva farsi ricoverare in ospedale, come sempre non poteva sopportare la condizione di paziente. E forse l'emittente, il portatore di quelle alte energie che aveva trasmesso agli altri, non voleva mostrarsi in uno stato di vitalità in declino e di degrado del corpo, tipici di un moribondo. Una volta mi aveva raccontato che a seguito della rottura di un capillare nel cervello aveva avuto problemi di memoria. Temeva, nonostante avesse ripreso un po' di forza, che qualche indebolimento organico potesse colpire la chiarezza dei suoi pensieri e la capacità di esprimersi. Una volta, mentre lo stavo confortando, formulò le sue paure in modo brutale. Disse che aveva più paura della demenza che della sofferenza fisica. Si stancava facilmente, occasionalmente cadeva in una specie di semicoma o in stati crepuscolari. Quando lo incontrai a Parigi, lo rassicurai che non vedevo alcun declino, o forse non me ne volevo accorgere. Non potevo immaginare di poter perdere quel fantastico interlocutore di cui avevo sempre più bisogno, nel ronzio circostante delle mere informazioni, e con il quale portava avanti delle conversazioni immaginarie. Col tempo parlava meno del solito e ascoltava di più, e non ascoltava più come un vecchio basilisco che sonda chi colloquia con lui. Enfatizzava ogni parola,
come se gli interessasse più una pronuncia chiara che qualunque bisogno di espressività retorica. Al posto del sorriso ironico, divertito, provocante, allusivo, che parla con lo sguardo di chissà, un nuovo tipo di sorriso apparve sul suo volto, moderato, diffidente, pudico, o pieno di scuse, come se volesse dire: guarda come mi sono ridotto. I russi lo chiamano un sorriso colpevole. Gli anziani e i vecchi cani domestici spesso sorridono in quel modo, come se la vecchiaia e le indisposizioni dell'organismo vivente costituissero la loro colpa. O forse era semplicemente un nuovo modus di Erzsi Grotowski di irradiare la propria meta, modificato secondo la fisiologia della sua età, la realizzazione di un corpo e senza, la sua spiccata lucidità, la sua versione della serenità di un saggio, un sorriso di riconciliazione col mondo, con le persone, con se stesso, con ciò che lo attendeva. Non nasconderò che, oltre all'aspetto amichevole della nostra relazione, ero sempre interessato al suo profondo e personale sviluppo spirituale. In modo particolare, in quel momento, allorché egli, che si considerava un guerriero spirituale, era così vicino a Thanatos, e anche nonostante Thanatos costituisse, secondo il codice di un guerriero, la sfida e la prova più alte. Che cosa ci offre questo lavorare su se stesso del teatro nei momenti finali della vita, nella situazione di rischio non scelta dalla nostra volontà, ma che ci è stata imposta e che non ci appartiene? Che cosa ci offre? E che cosa ci offre quando il nostro corpo dolente viene meno? E che cosa è successo poi al doppio io della sua unità, l'io-io, trattato in quello scritto da lui intitolato Il Performer? Questo lavoro su se stesso, che fornisce un modo coraggioso e nobile di andarcene, chiude la nostra vita in maniera dignitosa, forse, che domanda infantile, aprirà qualcosa in maniera dignitosa, ci porta a una chiarificazione scritta con la lettera minuscola. Dopo la telefonata che mi informava dell'accaduto, muto lì, e fecero seguito alcuni cliché mentali: tanteva, non soffrirà più, sollievo, non ci sarà più da aspettare. Mi vedevo Grotowski sul suo letto di morte. La morte avrà tirato il suo volto, o forse l'avrà rilassato come segno di accettazione dell'inevitabile. Mi chiusi nella mia stanza, tra i libri e le carte. Cercavo di evitare il riflesso della mia immagine nello specchio grande che era posto sopra il caminetto di marmo a buon mercato, una decorazione tipica delle vecchie case popolari francesi. Cominciai a borbottare alcune parole di una preghiera ebraica che era sopravvissuta nella mia memoria, di cui non capivo il significato. Mia nonna materna mi aveva insegnato i versi di questa preghiera durante l'infanzia. Fu bruciata ad Auschwitz con mio nonno, non molti anni dopo aver dato lezioni sulla pietà degli antenati a suo nipote. Questo era il mio Kaddish, di una memoria fallibile o inaffidabile. Poi ricordo di aver citato il Pater Noster, che non mi era stato insegnato da bambino, io sono ebreo, e su cui non avevo alcun diritto confessionale. Tuttavia conoscevo la misteriosa preghiera dell'infanzia, l'ascoltavo ogni mattina, stando in piedi, con le mani lungo le cuciture dei pantaloni, mentre gli altri ragazzi e l'insegnante la pronunciavano prima dell'inizio della lezione, con le mani giunte sul petto e gli occhi fissi sul crocifisso appeso sul muro. E le parole delle preghiere, ecco, ora facevano eco dentro di me senza un significato. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ci incontreremo nella casa del Padre. Non so se Grotowski gradisse tali rimasugli di preghiere per sé, e non sono sicuro di sapere da dove essi giungessero sino alle mie labbra. Lo stress aveva forse rivelato la mia tendenza nascosta alla retorica, che portava a creare un'intera antologia di citazioni devote. Chissà, la promessa di incontrarci nella casa del Padre mi colpiva sempre durante i funerali cattolici, sebbene non fossi mai convinto della certezza di questo incontro. Il teatro non è solo spettacolo, e anche queste amicizie e questi rapporti, questa ricchezza di relazioni che noi possiamo condividere.
Ci metto qualche minuto solo per...